In sala stampa il direttore sportivo Peppe Cammarata. Alla vigilia voleva un'Akragas determinata, concentrata, grintosa, accontentato. In tutto e per tutto l'Akragas ha stravinto contro il Castrovillari in mostra tantissimi giovani, anche in gol. Sì, ne avevamo parlato ieri, ho chiesto alla squadra di fare una prestazione quasi perfetta, con tanta intensità, concentrazione e cattiveria agonistica. È quello che abbiamo visto per i primi 70 minuti, hanno interpretato la gara per come doveva essere interpretata. Perché incontravamo sì il Castrovillari, che è terz'ultima in classifica, però è una squadra che 3 giorni fa aveva bloccato la Vibonese, che è una delle squadre più importanti del torneo. Perciò i ragazzi, capendo l'importanza di questa partita, capendo l'importanza di mettere questi 3 punti in classifica, perché come dicevo ieri, noi adesso giocheremo a Vibo e poi riposiamo per 15 giorni, mentre le altre giocheranno una partita in più di Nova Nostra. Perciò sono 3 punti importantissimi che vogliamo dedicare alla società, al presidente Lava, per come ha lottato insieme agli avvocati per farci ritornare ad avere il nostro pubblico. Il nostro pubblico è importantissimo per noi. Mi dispiace non vedere ancora la curva che rientra, come tutti sappiamo e come sanno fare. Mi auguro vivamente che ritorneranno insieme a noi. E dopodiché, da domani, prepariamo la partita con la Vibonese. Considerando che è un giorno feriale, mercoledì, questa gara, devo dire che i tifosi, quelli che erano disponibili, sono venuti tutti, quindi c'era un discreto pubblico. Hanno goduto della prestazione dei ragazzi dell'Akragas che si sono messi in evidenza, hanno fatto dei bei gol, quindi una gara importante che proietta l'Akragas spedita verso la salvezza. Ancora manca qualche giornata nella quale ancora bisogna lottare, ma i tifosi dell'Akragas io penso che non molleranno nemmeno loro. Assolutamente sì, essendo un giorno feriale e tanta gente a lavorare, giustamente, però avevamo la tribuna piena e non penso solo perché c'è stato l'ingresso libero, che è stata un'azione che fa onore alla nostra proprietà. E perciò penso che abbiano visto un Agragas che ha giocato bene, un Agragas volenterosa, un Agragas che ha corso tanto, che ha messo in mostra qualche altro giovane, che è andato pure in gol. Sono contentissimo che è andato in gol Litteri. Penso che Gianluca ha meritato questo gol oggi, perché nel complesso della prestazione ha fatto una prestazione importante. E lui è il nostro uomo cardine dell'attacco. Lo abbiamo aspettato, adesso inizia a stare bene e sono sicuro che ci darà una grande mano d'aiuto per questo finale di campionato.